Eccomi qui in piazza San Pietro. Devo rispondere a chi mi ha mandato delle lettere di risposta piuttosto garbate al video che io ho fatto in relazione al ricatto per amore. Vedete, tutte le volte che noi incontriamo per la strada un mendicante che ci chiede: non ho mangiato, fammi la carità, è sollecitato certamente il senso della pietà e dell'amore. Questo ricatto dell'amore io l'ho patito nel 1999, quando ero arrivato al 57esimo giorno di digiuno, avendo intrapreso il mio tentativo umano di portare la risposta al Papa che me l'aveva chiesta, e il ricatto è avvenuto da parte di mio fratello. Io in quel tempo avevo oramai da quasi 10 anni assunto la cura e la responsabilità di mia madre, sapendo che andando oltre i 57 giorni cominciavo a rischiare di non poter essere più per mia madre un aiuto come si deve. Mi rivolsi a mio fratello e gli dissi: guarda che mamma ha bisogno di un figlio, prendila in casa tua, perché quando mamma va in crisi ha bisogno dell'abbraccio di un figlio. Disse: io ho una famiglia e siamo in 5. Tutte queste decisioni importanti le prendiamo in 5. Bisogna che io senta cosa ne pensano gli altri. E dopo alcuni giorni mi rispose, ci siamo consultati e in verità non ce la sentiamo di prendere mamma in casa, non ci crediamo all'altezza, ma abbiamo già osservato che esistono delle cliniche che possono ospitarla, e anche meglio di quanto starebbe a casa con noi. A quel punto io potevo sentirmi tranquillo. Il mio compito di aver cura di mamma lo avevo ultimato e assolto, e ora mio fratello decideva che cosa fosse giusto per lei. Ma io sapevo che mamma aveva bisogno proprio quasi di un contatto fisico con un figlio, e ricattato da mio fratello all'amore per nostra mamma, egli che sapeva che mai e poi mai io avrei consentito che andasse in una clinica, fui violentato dall'amore per mamma e mi piegai all'amore. Fu forse un ricatto, ossia una forzatura, una costrizione nei miei confronti a modificare la mia volontà. No, essa è dipesa solo dal fatto che esistesse o no amore da parte mia a nostra mamma. Allo stesso modo è la questione posta in relazione al Santo Padre. Infatti io non lo costringo con un mitra o con chissà che cosa a non fare la sua volontà. Egli è libero di fare la sua volontà, ma egli non è del tutto libero nei confronti del Signore, perché ha assunto proprio nei confronti di Dio quell'obbligo che gli deriva da 3 ordini: pasci le mie pecorelle, ripetuto 3 volte, una per ogni persona della Trinità. Quindi la delega datagli è stata piena da parte del Dio Trinità. Ora egli
allo stesso modo mio, può rispettare o no questo ordine che gli deriva da Dio e non da me. Perché a livello umano, tra me e lui, c'è lo stesso rapporto di amore che è tenuto ad esistere tra tutte le persone. Ora, se Sua Santità non vuole rispettare questo ordine perché si sente ricattato, sbaglia profondamente, perché io non lo ricatto, semmai gli indico che la via giusta è quella di essere un buon pastore che serve le sue pecorelle. Gesù si lasciò violentare più di una volta da chi furtivamente gli toccò il lembo di un vestito, e Gesù disse: chi mi ha toccato? Da chi, mentre egli era assediato da tutti coloro che volevano incontrarlo, salì sul tetto della casa in cui era Gesù, e nel posto preciso in cui era Gesù fu scoperchiato il tetto e fu calata una amaca contenente un paralitico. Ora, Gesù avrebbe potuto dire: ma amico, come ti permetti? Io sono ospite in casa di costoro e tu, anziché rispettare le precedenti, ti fai avanti con tanta violenza per imporre a me di aiutarti. Ma amico, non sono questi i modi. Tu hai danneggiato la casa di chi mi ha ospitato. Invece Gesù si occupò di lui, lo miracolò. E ancora, quando Zaccheo, che era piccolino di statura, voleva per forza vedere Gesù, e Zaccheo non riusciva a farsi vedere, non trovò altro che salire su un sicomoro, dove si sarebbe limitato a osservare Gesù che passava. Gesù andò ben oltre, vedendo quanto amore avesse Zaccheo di conoscere Gesù, gli rivolse la parola e disse: Zaccheo, questa sera io sono ospite a casa tua. Questo è il comportamento di Gesù. Qual deve essere il comportamento del vicario di Gesù? Ma ora gustatevi un po' assieme a me questa bella giornata di sole del 6 aprile. Vedete la maestà di questo edificio. Ebbene, la cupola fu costruita da Michelangelo, lo stesso Michelangelo che dipinse poi il luogo dove sono fatti i papi. Come a dire che l'angelo Michele è lì a monte come coperchio della chiesa, e l'angelo Michele è quello che nella Bibbia è ritenuto avere il numero segreto di Dio, quello delle 42 cifre così riconosciute dalla cabala ebraica. Questo è l'obelisco che fu trasportato a Roma nei tempi antichi, e attorno a questo obelisco il Bernini ha costruito queste grandi braccia che è come se raccogliessero il mondo di questa Roma notoriamente chiamata dagli antichi romani Caput Mundi.
mi sono fatto una scarpinata di quasi 2 chilometri per salire costeggiando le mura aureliane, e sono arrivato qui in cima, là dove Garibaldi aveva issato i suoi cannoni per attaccare il Vaticano. Io non sto attaccando il Santo Padre. Alcune delle accuse, o se volete delle osservazioni che io ho ricevuto, hanno riguardato l'insistenza. Insomma, perché insisti così? Ebbene, io cosa posso dirvi, in che modo posso rispondervi, se non con le parole di Gesù, il quale disse: pregate, 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 chiedete e vi sarà aperto. E poi raccontò la parabola dicendo: una notte inoltrata, un signore che era già a letto si sentì bussare al portone e sentì l'amico che gli diceva: apri, apri, perché ho ricevuto degli ospiti e non ho neanche un pane da dargli. Sono a letto, non posso, e ritornò a dormire. Ma quello insisteva, 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 e se tutta la notte continuava così, quel signore lì non avrebbe dormito. Allora, se non lo fece per amore, lo fece almeno per togliergli quella possibilità di continuare a insistere, insistere, insistere e non farlo dormire. Ecco, il Papa ha detto: pregate Dio, e voi mi fate osservare che è diverso pregare Dio o pregare uno di noi mortali. Ma il Santo Padre è il vicario di Cristo, e Cristo è Dio, e dunque il vicario di Cristo è il sostituto reale di Dio qui sulla terra. E a chi poter bussare qui, volendo bussare a Dio, se non al vicario di Cristo? Gesù stesso ha detto: siate insistenti, perché chi bussa, infine, insistendo, ha aperta la sua porta. Se non per amore, almeno per convenienza. Poi ci sono altre accuse che al momento mi sfuggono. Vediamo un po'. Ecco, tu stai maltrattando la tua vita, tu rischi di ucciderti. Ebbene, io seguo Gesù fino in fondo, fino a una croce
di morte, valutando la vita che abbiamo per quella che essa è, ossia semplicemente un'anticamera della vera vita. Qui dobbiamo solo scegliere la dignità della nostra persona, chi si vuol essere, e basta. E io, facendo questa scelta di voler essere un martire per compiere quello che manca ai patimenti del Cristo nella mia carne, io elevo la dignità del mio spirito al massimo grado possibile e faccio proprio come disse Gesù: se volete conservare e salvare la vita, vogliate perderla, perché chi perde la vita in nome mio la troverà, chi invece cerca di salvarla la perde. Io valuto la morte per quello che realmente essa è, un puro passaggio di cui ho tutte le prove scientifiche che è un passaggio tra una vita schiava, interamente decisa da Dio, in cui noi abbiamo solo la possibilità di costruire la dimensione spirituale del nostro io, con tutti i suoi voleri e tutto il suo gusto, perché questa dimensione, scelta e assunta, eletta liberamente da ciascuno in se stesso, poi, varcato il punto di conversione della morte, sia eternamente la dimensione liberamente scelta dal mio io, per la vita eterna, e lì finalmente comincia la mia libertà, la quale mia libertà sarà quella di essere libero soprattutto da quello che è contenuto nella mia vita. Oggi la mia vita ha una sua storia e assieme a me nel mondo ci sono altri 7 miliardi di persone come me e ciascuna ha la sua storia. Ci sono storie belle e brutte, dolorose e vincenti. Ebbene, ci sarà dato per immedesimazione di godere e gustare della vita del prossimo come di noi stessi. Per questo Gesù ti dice: ama il prossimo tuo come te stesso, perché il prossimo mio sarà me stesso se io lo vorrò, se lo vorrò sulla base di quello che io ho fissato come il mio essere, la dimensione spirituale della mia anima, con tutti i suoi valori, tutte le sue speranze, tutto il suo desiderio di bene. E qui ora vi faccio vedere un po' di questo panorama che non vi ho fatto vedere perché vi sto parlando. Vedete San Pietro dall'alto. Qui in cima non siamo ancora saliti all'altezza della cupola, ma ora
andiamo a vedere dall'altra parte di questo luogo, che come vedete è il luogo in cui c'è anche la statua del Garibaldi, proprio per ricordare la sua figura in relazione all'Italia, quando, come vi ho detto prima, cercò di aggiungere Roma all'Italia. Ci avviciniamo così dall'altra parte. E ora rispondiamo a una domanda sul digiuno, che è una cosa che non va fatta come la faccio io, che la sbandiero e faccio conoscere a tutti voi. Infatti Gesù cosa disse? Quando digiunate non mettetevi in mostra, perché se lo fate avete già ricevuto la vostra ricompensa. Quando digiunate non siate tristi, non fatevi vedere deboli, ma siate lieti, pieni di gioia, pieni di amore. Ed è proprio per questo che io sto mostrandovi tutto il mio senso proprio di rinnovamento, in cui io qui a Roma amo Roma e mi aspetto qualcosa di veramente eccezionale il prossimo 21 aprile, Natale di Roma. Voi tutti sapete per quale motivo, e se non lo sapete tutti andatevi a leggere i miei video, che riportano in formula matematica che tutta la creazione di Gesù, rilanciata di quei 135.000 giorni esatti che indicano nel 7 la creazione di Dio e nel 35 la creazione del Natale, quando si presenta a quadrato come 35 per 35 uguale 1225, ossia 12 centinaia come mesi e 25 unità come giorni. Ecco, la vita di Gesù rilanciata interamente porterà al Natale di Roma. Io sono qui a Roma, festoso, mentre digiuno, per cui tutti voi che mi volete bene, non siate tristi pensando che io la metto giù dura con questo digiuno. Questo digiuno non mi costa nulla, anzi mi dà moltissimo, proprio la sensazione che io, affrontando perfino il rischio della morte, rinuncio a questa vita. Come diceva Gesù, se vuoi la vita, perdila,
perché se vuoi conservarla la perdi, se invece la vuoi perdere la conserverai. E io gli credo in parola, perché Gesù ha detto la verità, la sacrosanta verità che io sto cercando di dimostrare alla Chiesa Cattolica, ma sembra che il destino voglia che io non possa portargliela. Sembra che ancora una volta quelle altre persone che sbrigano gli affari del Papa e selezionano tutte le cose che arrivano al Papa siano state proprio come scritto nel Vangelo di Giovanni, capitolo 21, un altro ti legherà e ti porterà dove non vuoi. Sembra che questo altro sia in azione anche con Papa Francesco. Speriamo veramente che Papa Francesco si possa liberare da questo altro, perché il buon pastore deve essere a servizio delle sue pecore. E la richiesta incessante al buon pastore di trovare ascolto è proprio secondo il consiglio di Gesù: bussate e vi sarà aperto, e siate insistenti. Certo, come vi ho detto prima, nei confronti di Dio, ma il Papa ha questa cosa particolare, l'unica che ha un uomo su questa terra: essere il vicario del Dio in terra, di Gesù Cristo. E di conseguenza bisogna insistere con il vicario di Cristo, perché bussa e ti sarà aperto. E io alla fine penso di concludere in modo più gioioso ancora di quanto non sia questo modo qui, ma vedremo come le cose avranno svolgimento. In questa via, di fianco alle mura, io sono stato concepito. Qui, proprio di fianco a Santa Marta, che è quella che vedete oltre questo muro, dove abita attualmente Papa Francesco, mentre vedete lì la cupola. Ecco, in questa via c'era un alberghetto, e in questo alberghetto i miei genitori nel 1937 mi hanno concepito. Io poi sarei nato a Feritto il 25 gennaio del 38. Si tratta di via di Porta Cavalleggeri. Sto aspettando l'autobus numero 64 che mi riporti alla stazione. Non trovate straordinario che io sia stato concepito in questa strada qui? E di fianco a via Cavalleggeri c'è l'attuale alloggiamento del Papa, fuori le mura, esso pure, e dalla stessa parte. Non vi sembra un po' strano che Papa Francesco si sia collocato da questa parte, di fianco alla via dei Cavalleggeri in cui io sono stato concepito? Non è strano, a quanto pare io e Papa Francesco siamo legati dalla stessa
concezione. Mi hanno poi informato delle gentili suore che non abita in questo palazzone che vedete, ma lì in fondo c'è una casetta bianca, insomma a 50 metri in linea d'aria da dove sono stato concepito io. Questo era il peso del giorno 4, 75,4 kg. Questo il peso di ieri, giorno 5, 75,3 kg. E questo il peso di oggi, 74,4 kg. Quindi da 75,3 kg a 74,4 kg ho perso quasi un chilo.